Farmacista alza la testa. Con questo slogan si è svolta a Montecitorio una manifestazione di protesta del Movimento Nazionale Liberi Farmacisti insieme all'Associazione Nazionale Parafarmacie Italiane e alla Federazione Esercizi Farmaceuti. Hanno manifestato per il rinnovamento della professione in difesa delle liberalizzazioni dei farmaci, perché secondo gli organizzatori della protesta quello dei farmaci è un mercato ancora dominato da corporativismi e monopoli, con il solo obiettivo di mantenere i privilegi acquisiti e chiudere il mercato a qualsiasi forma di liberalizzazione. E di questo parliamo in studio con Fabio Romiti, che è vicepresidente del Movimento Nazionale Liberi Farmacisti. Ecco, voi esattamente chiedete la possibilità di vendere i farmaci a pagamento, cioè quelli che non sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, in esercizi diversi dalle farmacie, così? È così, c'è da fare una premessa molto importante: dentro questi esercizi opera un professionista che è il farmacista. Quindi i cittadini sono assolutamente tutelati dal punto di vista della sicurezza nella consegna, nel consiglio e in tutte le attività che sono inerenti al farmacista. Non si capisce il motivo per cui questi farmacisti, che hanno studiato e per cui lo Stato italiano ha investito nel corso degli studi dei soldi, non possano trattare anche farmaci per cui loro sono estremamente preparati, ad esempio i farmaci che tutti i cittadini pagano normalmente, che non sono a carico del sistema sanitario nazionale e che potrebbero beneficiare, così come hanno beneficiato i farmaci da banco, di una concorrenza che potrebbe addirittura abbassare il prezzo degli stessi farmaci. Vediamo in questo momento le immagini proprio della protesta. Avete le maschere bianche, perché? Perché siamo sostanzialmente invisibile alle istituzioni, tranne l'autorità garante della concorrenza, ascoltano solo lobby e corporazioni, e il caso delle parafarmacie è paradigmatico. Le liberalizzazioni hanno portato all'apertura di 3.200 nuove aziende, al 6.500 lavoratori, sì, che hanno trovato nuova occupazione. Certo, infatti voi ricordate che con Bersani ministro, no, nel 2006, esatto, si era aperta una nuova stagione di liberalizzazione per la vendita dei farmaci da banco in parafarmacie, che aveva appunto portato a risparmi per le famiglie pari a oltre 600 milioni di euro l'anno e oltre 6.500 posti nuovi di lavoro, quindi aiutava appunto i giovani farmacisti a crescere. Poi che cosa è successo? E poi sono successe tutta una serie di attività che a nostro avviso sono state messe in campo dalle lobby e le corporazioni, con la presentazione di disegni di legge, il primo fra tutti quello a firma Gasparri Tommasini, poi addirittura emendamenti nelle finanziarie e boicottaggi per la non consegna dei farmaci certificati con multe dall'antitrust, tutto finalizzato a far rientrare questa liberalizzazione, perché è chiaro che finché dentro questi esercizi opera un farmacista, il farmacista avrà tutto il diritto oggi e domani a chiedere che la propria attività sia svolta completamente. Ecco, è vero che il risparmio con l'estensione della liberalizzazione farmaci appunto a pagamento potrebbe arrivare a circa 1 miliardo di euro l'anno? Sì, ma le aggiungo anche un'altra cosa. Nel momento in cui questi farmaci possono essere dispensati anche in esercizi diversi dalle farmacie, e nel momento in cui si stabilisce una linea di concorrenza anche su questo tipo di farmaci, a beneficiarne sono i cittadini, perché hanno materialmente un risparmio, ma è anche il sistema sanitario nazionale, perché alcune patologie minori potrebbero essere risolte più agevolmente, sempre con l'ausilio della ricetta medica, attraverso un costo inferiore e spostando quindi parte della spesa del sistema sanitario nazionale su questi farmaci. Infatti leggo tra i punti della manifestazione: manifestiamo per nuove opportunità di lavoro nell'insegnamento e in tutti gli ambiti di lavoro ove venga dispensato il farmaco, con particolare valorizzazione degli ambiti ospedali.
ospedalieri. Questo è un discorso ancora più ampio perché il farmacista ha un suo iter di studio che tocca diverse materie e fino ad oggi queste materie possono essere insegnate molto limitatamente. Noi crediamo che ci possano essere dei nuovi spazi per dare il contributo di conoscenza anche nelle scuole, ma riteniamo che ad esempio il farmacista che opera nell'ospedale possa avere un carico di responsabilità e quindi di impegno, di impegni maggiori di quello che hanno oggi per risparmiare, per aumentare la qualità del servizio e per fare in maniera tale anche che le scelte di fondo economiche sui farmaci siano fatte con un criterio adatto. Parlate infatti di una moralizzazione dell'esercizio della professione. Vede, in questo momento noi stiamo parlando di aperture di spostamento di farmaci in esercizi diversi dalle farmacie, stiamo parlando quindi anche del settore del commercio, ma non ci dimentichiamo, mentre facciamo questi discorsi, che la professione del farmacista è una professione importante da un punto di vista sanitario, lo è nei confronti del cittadino, lo è nei confronti di una responsabilità che il professionista deve avere nei confronti del cittadino. Troppe volte assistiamo alla leggerezza con cui determinati farmaci vengono consegnati senza la ricetta medica, non sto parlando dei casi di urgenza, sto parlando di situazioni in cui un bel no può essere utile più che a noi, al cittadino stesso. E questo può comportare anche quindi nuovi livelli occupazionali e anche la difesa, per esempio, degli informatori scientifici che in questo contesto sono penalizzati. Sì, gli informatori medico-scientifici stanno subendo dei tagli enormi da parte delle ditte, delle aziende che producono. Questo che noi stiamo chiedendo, cioè lo spostamento di farmaci in esercizi diversi, può creare anche per loro opportunità alternative, cioè possono pensare che rimanendo a casa di puntare su una propria attività. E com'è andata la manifestazione? Si è conclusa a Montecitorio, insomma, c'è stata una risposta? Sì, è andata molto bene, c'è stata un'ottima risposta da parte dei colleghi e crediamo di aver raggiunto l'obiettivo di lanciare questo messaggio, che è un messaggio di speranza, non solo per la nostra professione, sappiamo che anche gli avvocati sono in questo momento al centro di Controriforme, ma per tutti coloro i quali non hanno un punto di riferimento associativo, anche di altre professioni. Grazie, allora buon lavoro. Grazie a Fabio Romiti, vicepresidente del Movimento Nazionale Liberi Farmacisti. Arrivederci.